scusi. Chiedo scusa a te, a tutta la trasmissione. Assolutamente. Allora dovresti chiedere scusa a me. No, no, te devi cosa chiedere. Cosa che io tu non hai te, fatto io aspetto fino le tue scuse, te. A ma me. Io te l'ho già detto. Scusa, anzi, hai chiesto scusa al pubblico, certo. Non hai chiesto scusa a me. Ma te mi devi chiedere scusa. Prima che io me le guardassi poi. No, ascoltami. Lasciami, non mi toccare. Ascoltami un attimo. Non mi toccare, se no ti tocco. Allora, ritorna nel tuo bollino. Allora, no, ritorna nel tuo bollino. Vai, torniamo nel bollino, anche te torna nel tuo. Appassionati di Gossip TV, bentornati nel mio canale. Prosegue il duro scontro tra Alex Belli e Aldo Montano. I due non sembrano voler sotterrare l'ascia di guerra. Alfonso Signorini ha chiamato i due vipponi nella Mystery Room per un nuovo confronto, ma i due rimangono ognuno sulle proprie posizioni. Aldo Montano ha chiesto scusa per il suo comportamento eccessivo, ha chiesto scusa ad Alfonso, al pubblico, alla sua famiglia, a tutti tranne che ad Alex Belli, che ovviamente lo ha fatto notare. Ma Aldo Montano non ha nessuna intenzione di scusarsi con l'attore di 100 vetrine, dato che secondo lui è Alex a doversi scusare e non il contrario. Alex Belli ha cercato di mettere Aldo in cattiva luce, dicendo di essersi sentito tradito e che Aldo lo avrebbe anche accusato di essere il lecchino di Katia Ricciarelli. La questione tra i due sembra molto lontana da una conclusione. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!